Buonasera e bentrovati alla 37esima puntata di Minuto Zero, la rubrica sportiva settimanale di TV Centro Marche che vi permette di essere aggiornati su tutti gli appuntamenti sportivi in vista del weekend. Come vedete, stasera non è qui con noi in studio Fabio Girillo Imetti, ma in questo viaggio sportivo mi accompagna Gianmarco Minossi. Ciao Roberta, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Ovviamente ne approfittiamo per mandare un caro saluto, un abbraccio al nostro collega Fabio che ritroveremo con noi la prossima settimana. Roberta, abbiamo detto in fase di lancio tanti gli argomenti di cui parlare per questo weekend sportivo ormai alle porte. Io direi di cominciare, se sei d'accordo, dal basket. Certo, cominciamo dal grande basket di Serie A. Cominciamo allora dal basket di Serie A con la VL Pesaro che vuole riprendere la marcia, vuole riscattarsi dopo ben 5 sconfitte consecutive per salire una classifica che si fa sempre più preoccupante. Domenica alle 18, infatti, alla Vitri Frigo Arena, la Carpegna Prosciutto riceve Brindisi con coach Romeo Sacchetti alla ricerca della sua prima gioia sulla panchina della VL. Ci racconta la vigilia della gara il suo vice Giacomo Baglioni. Allora, domenica è una partita sicuramente importante contro una diretta concorrente che ha cambiato roster in corso, che ha cambiato modo di giocare, allenatore e anche utilizzo del roster, perché comunque sia vanno spesso con Snit da 4, quindi giocano uno small ball importante per tanti minuti. È una squadra dinamica, rapida, sicuramente con grande forza sul perimetro, dove ha 3-4 giocatori veramente importanti, compreso Bartley, l'ultimo arrivato, pericolosissima perché ha fatto comunque non dimentichiamo che questa squadra ha battuto Bologna e Brescia e quindi dobbiamo provare a dare il 100%, il massimo di quello che abbiamo per ritornare a vincere, soprattutto davanti ai nostri tifosi, che anche domenica scorsa ci hanno sostenuto in termini numerici e di seguito in maniera veramente importante. Lasciamo per un attimo il basket, Roberta, e passiamo al volley. Passiamo al volley di Serie A e vediamo che il campionato è fermo in questo weekend perché c'è la grande manifestazione della Del Monte Coppa Italia. Una manifestazione a cui la Lube Civitanova non si è qualificata, stranamente, contrariamente da tutti i pronostici. Comunque la Lube è stata sconfitta nella gara secca contro la Mint Vero Volley Monza. Adesso i Brianzoli quindi sono qualificati in semifinale e domani se la vedranno contro i campioni d'Italia di Trento. L'altra semifinale è attesa per la serata e vedrà in campo la Sirsusa Perugia contro la Power Volley Milano. Per vedere in campo la Lube avremo l'occasione di vederla proprio in casa all'Eurosuole Forum contro i Canarini di Modena la prossima domenica. Proseguiamo e parliamo adesso del volley di Serie A femminile e vediamo che la Megabox andrà in trasferta sul campo di Chieri domenica alle ore 18. Vediamo che le Tigri devono riscattarsi dopo la sconfitta subita per mano di Pinerolo. Dall'altra parte invece la squadra di Chieri viene da un successo molto importante sul campo di Novara. Vediamo come ci viene presentata questa partita da Sara Panettoni. Dopo la partita di Pinerolo ci stiamo preparando per un'altra battaglia contro Chieri, che giocheremo domenica in casa loro, che è una partita molto complicata perché appunto conosciamo l'entità dell'avversario. Noi ci stiamo preparando al meglio su tutti i fondamentali, sotto ogni aspetto tattico e tecnico e cercheremo di fare del nostro meglio. Proseguiamo e adesso invece parliamo di volley di serie A2. Vediamo che la Videx Grottazzolina deve ritrovare fiducia e concretezza dopo la sconfitta di domenica scorsa, arrivata per mano di Portoviro. Adesso i ragazzi di Coach Ortensi sono comunque primi in classifica a 41 punti e domenica ospiteranno in casa la squadra di Castellana Grotte. Proseguiamo con il volley di Serie A2 femminile e vediamo che continua la marcia della CBF Balducci Elvia Recina Macerata, che domenica alle ore 17 andrà in trasferta sul campo di Perugia. Vediamo che la CBF, dopo il cambio in panchina, perché Stefano Sai è stato sostituito da Michele Carancini, continua la sua marcia inarrestabile e adesso le arancionere sono ancora prime in classifica. Vediamo come ci viene presentato questo match da Arianna Vittorini, la schiacciatrice. Sì, sicuramente non è una delle trasferte più semplici della pool promozione, noi ce la metteremo tutta e ora da martedì torniamo in palestra per lavorare. Passiamo adesso al grande calcio di Serie B, Gianmarco.
Eh sì, cominciamo dalla Serie B con l'Ascoli, in particolare con il Picchio che dopo due confortanti risultati utili consecutivi, ovvero il pareggio al Tardini contro il Parma e quello casalingo per 2-2 la settimana scorsa contro il Bari, cerca conferme per togliersi finalmente dalla zona play-out. Una trasferta tutt'altro che semplice per la formazione di Fabrizio Castori, visto che i bianconeri andranno a far visita al Como, che è una delle formazioni più accreditate per la promozione in Serie A. E allora, ad introdurci la sfida di Como è proprio il tecnico bianconero Fabrizio Castori. Come sempre detto, grande rispetto per gli avversari, sappiamo che sarà una partita difficilissima per noi, però dobbiamo essere bravi noi a fare la nostra partita e cercare di limitare al massimo le loro capacità e sfruttare magari le nostre risorse. Quindi massimo rispetto a una squadra che si sta giocando la Serie A, una società importante, poi giocano in casa, vengono un periodo positivo. Però ecco, noi possiamo incidere su noi stessi, sugli altri, dobbiamo essere bravi a poterne limitare le loro capacità. Dalla Serie B alla Serie C, dove spicca il derby tra Recanatese e Fermana. Se state guardando la puntata in replica saprete naturalmente il risultato finale. Due squadre che vogliono rialzarsi dopo un periodo particolarmente difficile. La Recanatese infatti non trova la vittoria ormai da due mesi abbondanti ed è stata risucchiata in piena zona play-out. E allora a presentarci il derby del Tubaldi è direttamente il tecnico giallorosso Giovanni Pagliari. Sì, sì, è una partita importante perché loro anche hanno bisogno di punti e naturalmente ormai io penso al di là proprio del derby, ormai ogni partita diventa uno scontro salvezza perché c'è bisogno di fare punti, perché tutti li fanno, perché tutti si sono rafforzati, perciò dipende molto da noi, tanto al di là dell'avversario devi sempre arrivare a quella fatidica 40-42 punti per salvarti, altro non conta. Sicuramente abbiamo fatto tanti errori e dobbiamo migliorare quello. Diciamo che anche una delle squadre che hanno tirato più in porta e ha fatto più gol, perciò siamo tra le prime 6 o 7, insomma, perciò è tutto abbastanza compagiato, c'è gente, squadre che stanno peggio di noi e soprattutto noi dobbiamo pensare veramente alle certezze che abbiamo un po' perduto e sempre con fiducia ritrovare la strada maestra. Parlavamo di una situazione difficile per entrambe le formazioni, la situazione infatti ancora più pesante in casa Fermana con i gialloblu che occupano ancora l'ultimo posto in classifica. Il derby del Tubaldi rappresenta insomma già uno spartiacque potenzialmente decisivo per la formazione di Stefano Protti che noi andiamo ad ascoltare nel prossimo contributo. Ma Fermana si allena bene, ci sono motivazioni forti, non veniamo da due risultati positivi, ma le motivazioni non le abbiamo perse come le avevamo perse quando non facevamo risultato neanche prima. La squadra si allena bene, i giovani e i nuovi hanno portato un po' di entusiasmo, un po' di concorrenza in più e domani sera siamo pronti per fare una buona partita. Abbiamo avuto qualche problematica in settimana, ma penso che poi ce le abbiano tutte le squadre, qualche giocatore ha fatto qualche seduta d'allenamento in meno, abbiamo avuto qualche influenza, domani sera tiriamo le somme e decidiamo la formazione. Momento più che positivo invece per la Vispesaro, reduce da ben 8 risultati utili consecutivi e che sabato alle 18:30 andrà a giocare al Comunale di Chiavari contro l'Entella. Un impegno tutt'altro che semplice per la formazione di Simone Banchieri che si mostra tuttavia ottimista riguardo al prossimo impegno. Allora andiamo a sentire le sue parole rilasciate nella conferenza stampa della vigilia. È stata una settimana dove abbiamo lavorato preparando una partita che sappiamo difficile, ma ci siamo preparati al meglio, la squadra è convinta nei mezzi che ha, ogni partita che facciamo, da quella con l'Olbia alla Carrarese, per dire le ultime due, la squadra è sempre in crescita, ma conosciamo le difficoltà del campionato e quindi dobbiamo prestarci attenzione e dunque la settimana è andata in questa direzione. I ragazzi lavorano sempre con impegno, dedizione, con passione, con attaccamento alla maglia e questa è la cosa più importante. Sfida ancora più impegnativa per l'Ancona di Gianluca Colavito che domenica alle 18:30 riceve al Del Conero la capolista Cesena. Cesena che nelle ultime tre stagioni
è stato un autentico spauracchio per i biancorossi, avendo vinto negli ultimi due precedenti allo stadio del Conero. Ancona che arriva a questo impegno galvanizzato dalla vittoria ottenuta nell'ultimo turno per 2-1 al Mariani Pavone di Pineto, ma soprattutto dalle parole pronunciate in settimana dal suo presidente Tony Tiong, che ha ribadito la volontà di fare il salto di categoria attraverso il progetto a lungo termine iniziato ormai 2 anni fa. E allora, a raccontarci le sensazioni, le emozioni della vigilia tra i dorici, è il difensore Tommaso Barnabà. Sento il triplo più battagliero di Pineto, perché incontrerà una squadra che sa cosa vuol fare, viene qua con un obiettivo preciso e quindi dovremo mettere il campo il 200%, ancora di più di Pineto sicuramente. Una squadra forte, noi dobbiamo caricarci tutto grazie anche all'ambiente che ci sarà domenica e provare a fare il meglio, quello sì. Nessuna squadra ti deve far paura, ovviamente. Sappiamo che bisogna rispettare ogni squadra, il Cesena è una squadra da rispettare come tutte le altre, però credo anche che dall'altra parte ci sia comunque la consapevolezza di venire da Ancona e non trovare una squadra che è remissiva, quindi credo sarà una bella sfida. Direi ora, Roberta, di lasciare il calcio professionistico per addentrarci in quello dilettantistico, a cominciare dalla Serie D. Esatto, è tempo di un grande derby che si gioca sabato alle ore 14:30 al Mancini di Fano, perché vediamo che l'Alma Juventus ospita niente meno che la Samba, la seconda forza della classifica. Vediamo che la squadra di Lauro è reduce dal successo per 3-1 sul campo di Avezzano e sicuramente volerà sulle ali dell'entusiasmo, proprio perché adesso ha accorciato le distanze dalla capolista Campobasso e ha sole 3 lunghezze. E questa per la Samba è una partita davvero importante, perché potrebbe sancire anche l'aggancio in vetta, visto che domenica si gioca anche lo scontro diretto tra Aquila e Campobasso. Vediamo come ci viene presentato questo match proprio dal coach Maurizio Lauro. Mi aspetto una partita molto fisica, una partita tosta su un campo difficile, sarà un campo bello, quindi dobbiamo essere pronti anche alla battaglia, quindi a fare anche una partita diversa magari dal solito. Dico un'altra cosa. Vediamo che per questo match tanto atteso, è stato già da lunedì, il Mancini era tutto esaurito, ci si aspetta il pubblico delle grandi occasioni, che di sicuro trascinerà il Fano, o perlomeno proverà a farlo. Assolutamente sì, e noi andiamo invece adesso in casa Vigor Senigallia, che è reduce dal KO subito nell'ultimo turno contro il Matese, da desiderosa di riscattarsi nella prossima giornata. Al Bianchelli arriva infatti il Chieti. Allora, a raccontarci gli umori in casa Vigor Senigallia è il centrocampista Alessandro Pesaresi. Uno scontro diretto, noi siamo, mi sembra, quinti, loro sesti. Mi sembra poche lunghezze di differenza, quindi la partita sì, molto importante, e niente, speriamo che come ho detto prima torneremo alla vittoria, speriamo anche che il pubblico ci dia una mano, perché è importante in queste partite calde, perché anche loro comunque siano una tifoseria importante, quindi dai, sarà importante sentire anche l'incitamento dei nostri tifosi. Prima di lasciare il calcio di Serie D, passiamo al Fossombrone, Roberta. Giusto, Fossombrone, che ospita in casa domenica alle ore 14:30 il Real Monterotondo. Vediamo che il Real Monterotondo è piazzato a quota 18 punti, ben lontano dai marchigiani, che per il momento sono a quota 26. Vediamo che domenica scorsa la partita contro Vasto Girardi è stata rinviata e quindi 2 settimane fa la squadra del Fosso aveva portato a casa un pareggio contro il Fano, e adesso quindi è chiamato a portare a casa punti importanti. Vediamo proprio come viene presentata questa partita dal direttore generale Marco Meschini. Domenica ritorniamo a giocare dopo la sosta forzata con il Vasto Girardi, che ci ha consentito chiaramente un po' di riposarci in un certo senso, ma al tempo stesso di vedere alcune partite degli avversari. Andiamo a affrontare una squadra molto fisica, una squadra giovane, dinamica, che già all'andata ci aveva creato tantissime difficoltà, e quindi noi dobbiamo essere bravi a riattaccare la spina dopo questa sosta forzata, e
e fare la prestazione che non è mai mancata fino adesso. Proseguiamo e diamo uno sguardo invece ai match in programma in eccellenza. Eh sì, partendo naturalmente dalla capolista civitanovese che dopo aver vinto lo scontro diretto con il Chiesanuova riceve la maceratese nel sempre sentitissimo derby. Chiesanuova che invece cerca il riscatto allo stadio della vittoria di Tolentino contro la formazione Cremisi. Scontro diretto di alta classifica, quello tra Montecchio Gallo e Montefano, così come per il Monte Granaro che riceve la Jesina. Tra i match spicca anche un altro derby, quello tra Urbania e Urbino, mentre a Monte San Giusto il Castelfidardo cerca continuità contro una San Giustese alla disperata caccia di punti salvezza. L'Osimana fa visita al fanalino di coda Atletico Azzurra Colli alla ricerca di una vittoria per continuare a sperare. Chiude la domenica di eccellenza lo scontro diretto, sempre in chiave salvezza, tra Monte Giorgio e Monturano Campiglione. Roberta, lasciamo il calcio, a te la parola. Sì, passiamo adesso a parlare di basket di Serie B nazionale e lo facciamo con il match in programma domenica alle ore 18, dove la Risto Pro Fabriano sarà attesa sul campo della Basket Taranto. Vediamo che i Cartai sono reduce da tre vittorie consecutive, l'ultima arrivata nell'infrasettimanale contro la squadra di Bisceglie, e quindi questa sarà una ghiotta occasione per portare a casa i due punti, visto che comunque la squadra di Taranto è per il momento il fanalino di coda della classifica. Vediamo proprio come ci viene presentato questo match da Paolo Bandini, il playmaker. Domenica giocheremo contro Taranto, sarà una trasferta difficile, non è, anche guardando la classifica comunque noi se dobbiamo andare là per giocare una partita dura, perché loro comunque hanno bisogno di punti e daranno tutto sicuramente in casa loro. Dobbiamo continuare sulla nostra onda con una forte aggressività in difesa e provare a imporre il nostro gioco. Proseguiamo e vediamo che è tempo di grandi imprese in casa Iesi, perché la General Contractor Iesi ospita in casa domenica alle ore 18 niente meno che la capolista Ruvo di Puglia. Un'impresa quanto più difficile considerato che Ruvo è reduce da una vittoria importante contro Vicenza arrivata con il punteggio di 103-83, mentre dall'altra parte si è interrotto il momento positivo della General Contractor Iesi che si è arresa sul finale contro Gemini Mestre. Ma vediamo proprio come ci viene presentato questo match dal capitano Antonio Valentini. Domenica arriva la capolista Ruvo di Puglia, una squadra che è stata costruita per vincere il campionato. Noi cercheremo di pareggiare la loro fisicità sotto canestro e si prospetta una partita ad altissima intensità. Hanno un roster decisamente di alto livello e cercheremo di riprenderci quei due punti che purtroppo all'andata sono andati persi su quell'episodio di Jackson sulla sirena, molto dubbio. Noi veniamo da uno stop di Mestre che ci ha fatto perdere quei due punti molto importanti, però cercheremo di rimanere nella zona playoff. Mi auguro che domenica ci sia una fetta di pubblico molto importante che ci sostenga fino all'ultimo momento. Ci spostiamo adesso sul basket di Serie B interregionale, Gianmarco. Esatto, scendiamo nell'interregionale dove spicca il derby tra Pisaurum e CAB Ancona, padroni di casa galvanizzati dalla vittoria ottenuta nell'ultimo turno con Civitanova e che proprio per questo motivo cercano continuità contro i dorici. A parlare per Pisaurum alla vigilia è il tecnico Maurizio Surico. Dopo la bella vittoria di Civitanova, domani riceviamo Stamur Ancona. Una partita molto delicata, ma che noi affronteremo con grande concentrazione e grande impegno, per due motivi. La prima è che potrebbe essere una partita che potrebbe avere un significato enorme in una ottica play-out. E il secondo motivo è che una ulteriore vittoria ci permetterebbe di tenere aperta ancora una piccola speranziella per un ipotetico ottavo posto. Siamo comunque concentratissimi su questa partita e consci del fatto che loro sono stati già capaci di vincere in due campi difficili come Bramante Pesaro e Civitanova. Vediamo invece che la squadra del Loreto Pesaro
Alle 21.15 sabato al Pala Megabox ospita la Virtus Civitanova. Di sicuro i pesaresi dovranno riscattarsi dopo la amara sconfitta subita per mano della Golden Gas Senigallia. Dall'altra parte anche la Virtus è reduce da una sconfitta arrivata per mano di Pisaurum, quindi di sicuro arriverà a Pesaro con il coltello fra i denti. Proseguiamo Gianmarco con i prossimi match. Proseguiamo parlando adesso di un derby, quello tra Alle Matelica e Attila Junior Basket Porto Recanati. Entrambe arrivano da due vittorie, con i vallesinesi vincenti ad Ancona e Porto Recanatesi che hanno superato Roseto. Allora cominciamo dagli ospiti, dove a parlare l'assistente allenatore Marco Cappelletti. Domenica andremo in trasferta a Matelica, dove affronteremo una partita importante e decisiva per dimostrare a noi stessi che tipo di squadra siamo. D'altro canto, loro sicuramente vorranno mantenere la testa della classifica e sono sicuro che faremo una prestazione di alta qualità. E allora andiamo adesso in casa Matelica, dove a parlare è il pivot Emanuele Musci. Loro, se non erro, sono quinti, sesti, so che stanno anche giocando bene, sono a 4-5 gare vinte, quindi sicuramente sarà una gara molto ma molto dura. Però credo che ora che siamo tutti dobbiamo stare sul pezzo, fare bene, chiudere bene queste quattro gare e, come ti ho detto prima, essere pronti dove conta. Altra avversaria abruzzese per la Bramante Pesaro, che dopo aver perso partita e primato in classifica domenica scorsa contro Pescara cerca il riscatto a Teramo domenica alle 18. Roberta. Sì, parliamo infine della Golden Gas Senigallia, che dopo l'entusiasmante successo arrivato all'overtime col punteggio, come dicevamo prima, di 79-75 sull'Ital Service Loreto Pesaro, adesso andrà in trasferta sul campo di Pescara. Una squadra che comunque ha appena battuto l'ex capolista Bramante, quindi di sicuro sarà molto agguerrita. Ma vediamo come ci viene presentato questo match dall'ala forte Andrés Landoni. Pensando adesso alla prossima, che è Amatori, una squadra che qua stiamo andando abbastanza bene, però sappiamo che della sarà un'altra storia. Quindi già preparando questa prossima partita e per il prossimo mese che dobbiamo ancora sistemare squadra per il secondo girone. Proseguiamo e cambiamo sport, direi di parlare di calcio a 5. Parliamo di calcio a 5 allora, cominciando da quello maschile. Dopo la schiacciante vittoria contro Eboli nell'ultimo turno, l'Ital Service Pesaro cerca conferme contro Treviso. Un vero e proprio scontro diretto di cui conoscete già il finale nel caso steste guardando la trasmissione in replica. Roberta, prima di salutarci diamo anche uno sguardo a quello femminile. Certo, parliamo di calcio a 5 femminile. Dopo l'impresa compiuta domenica scorsa dalle falchette del Città di Falconara, che hanno vinto per 3-1 contro il Tikitaka, adesso sarà la volta proprio di un match complesso che le vedrà a San Giuliano Milanese, quindi una trasferta complicata. Comunque le ragazze di Giulia Domenichetti hanno blindato il terzo posto in classifica. Un grande in bocca al lupo alle ragazze di Giulia Domenichetti, e questa, Gianmarco, era la nostra ultima notizia. Era la nostra ultima notizia, vi ringraziamo ancora una volta per essere stati con noi e vi diamo appuntamento a venerdì prossimo con la puntata numero 38 di Minuto Zero. State con noi, continuate a seguirci, canale 10, TV Centro Marche, Minuto Zero, ore 21.